Allora, ci troviamo a Specchia, nel Castello Risolo. Questa è la seconda rassegna del cortometraggio e del documentario A Corto Dite. È organizzata dal Forum dei Giovani di Specchia, un'associazione giovanile che ormai esiste sul territorio da quasi 4 anni. È una rassegna che abbiamo fatto dal 31 luglio al 3 agosto 2008. Questa è l'ultima serata. Abbiamo avuto presente un'associazione che è quella di Academos Edizioni, l'esposizione dei quadri del maestro Gino De Giovanni, 50 cortometraggi in gara, uno più bello dell'altro, e adesso stiamo facendo le premiazioni. Nella sala c'è anche Edoardo Whisper, che ci è cortesemente venuto a trovare, e poi abbiamo la giuria che ha premiato questi cortometraggi in gara. I premi in totale sono 6: miglior cortometraggio, miglior regia cortometraggio, miglior documentario, miglior regia documentario, miglior attore cortometraggio, e poi c'è a sorpresa un premio speciale della giuria che fra poco verrà consegnato. Il tema che abbiamo trattato questa sera è quello del confine. Abbiamo deciso di trattare questo tema che è stato trattato nel Festival di Giffoni, un festival storico dedicato ai giovani. I giovani in gara sono tutti giovani dai 14 ai 35 anni e stiamo cercando di dare loro la maggiore visibilità e promozione possibile. Il primo premio è di 500 euro, il secondo premio invece è la possibilità di promuovere se stessi e il cortometraggio su un format televisivo che è quello di Get on Screen e che va in onda su diverse reti satellitari. E quindi vi invito a venire numerosi anche nella prossima edizione, di cui ancora non so le date, di cui ancora non so il tema, e vi invito anche ad andare sul sito www.accortodidee.it. Un saluto da Attilio Caccetta, dalla Piazza del Popolo di Specchia. Senta tuo padre. Buonasera. Stavamo parlando di Gino. Meno male. Ma sai che devono metterlo sul sito? No, ma il problema sai qual è? È che si impressiona la pellicola. Questo è il problema. Ma il no, non per timore. Il dottore, per me. L'uomo è l'uomo delle nevi, io. Vi ricordo che andate su internet. Su internet? Peggio. È il nostro piacere poi, d'altronde, no? Fai una domanda a papà. Allora papà, ti sta piacendo questa rassegna dei cortometraggi e del documentario? Molto, devo dire molto, perché il tema che è stato trattato era un tema molto difficile e quello che più mi ha colpito è stata la creatività di tutti questi giovani filmmaker che hanno saputo imbastire delle storie particolarmente toccanti e anche molto significative. Il tema non era facile nella maniera più assoluta. La risposta è stata, da un punto di vista qualitativo, sicuramente molto alta, e quindi i film penso che sono stati anche di ottima qualità e anche molto apprezzati, perché il pubblico ha saputo apprezzare questi sforzi e ha saputo apprezzare questi nuovi talenti che sono venuti qui a Specchia a presentare i loro film. D'altronde anche il numero è stato molto elevato, perché quest'anno da quello che ho saputo sono stati 50 i contributi che sono stati inviati, e anche da parte diciamo di attori di grande livello nazionale, come per esempio questo, il primo premio che ha vinto l'Oro Rosso. Quello che maggiormente mi ha toccato, devo dire, è stato comunque il contributo di Paola Manno, che era diciamo principalmente un documentario sull'emigrazione, sui drammi dell'emigrazione, su quello che sono stati i morti di Marzinelle, e quindi diciamo ha saputo toccare le corde molto più sensibili delle Salento, quindi del nostro passato, di quello che è stato il problema dell'emigrazione qua nella Puglia, di città che si sono svuotate, di famiglie che hanno conosciuto la lontananza e che hanno percepito il confine, che ripeto era il tema di questa rassegna. Loro lo hanno proprio toccato proprio
con mano, la separazione, il confine, la distanza di due mondi che sono diversi l'uno dall'altro, loro lo hanno percepito in maniera molto toccante, e quindi il contributo, anche il premio che è stato dato a Paola Manno è stato abbastanza meritato. Gli altri devo dire che sono stati anche molto, molto significativi per degli spunti veramente notevoli. Good, finish. Allora passiamo al premio del miglior regia di cortometraggio, va alla strada chiusa di Massimo Fallai. Facciamo un applauso a Massimo. E poi abbiamo infine il miglior corto. Il miglior cortometraggio, che l'anno scorso, lo voglio ripetere, è andato a Tana Libera Tutti di Vito Palmieri, che abbiamo ascoltato prima insieme a Gianni. Allora, il miglior cortometraggio, ecco, questo è il premio, e va ad Asade di Daniele Balboni. Un applauso. Questa è una targhetta simbolica, però non rimane con le mani vuote, perché nelle sue tasche vanno 500 euro che vengono finanziate dall'Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo. Un po' di meno forse rispetto all'anno scorso, no Vito? La metà. Ci dispiace, questo è quello che ci possiamo permettere.